È un appuntamento che ogni quinzanese che raggiunge la maggiore età non può assolutamente perdere. È la festa della classe dei 18 anni, che in questo comune della Bassa Bresciana ha una tradizione davvero speciale. 3 giorni di festa in cui i protagonisti assoluti sono loro, i diciottenni, che seguono un preciso cerimoniale che dal 2022 ha introdotto una novità. La classe del 2005 è stranamente poco numerosa, solo 35 coscritti, che però hanno saputo divertirsi alla grande. È una tradizione davvero unica che ha solo il comune di Quinzano, perché il rimando è quello ai 3 giorni di visita medica per le unità militare. Al tempo si utilizzavano dei carretti, classici biroccini, tutti bardati con questi fiori in carta crespa, venivano fatte le sfilate all'interno del paese e c'erano comunque tutta una serie di attività che negli anni si sono riprodotte, chiaramente volute, adattate ai tempi e che fino ad oggi hanno resistito di anno in anno. All'inizio alle ore 22 del secondo martedì di settembre, dove i ragazzi si ritrovano in questa piazzetta, si accampano in tutte queste zone con le tende e i saccapelli, dove rimarranno per ben 3 giorni. Il mercoledì è la giornata della visita sul mercato, della visita alla scuola materna e all'RSA. C'è la celebrazione istituzionale davanti al monumento ai caduti. C'è il momento delle celebrazioni in chiesa. Tutto il giovedì si è in gita, sempre in Riviera Romagnola. Quest'anno hanno scelto Riccione. Prima della partenza in gita, falò di partenza, ritorno, falò di rientro. Il venerdì sera, cena di chiusura, festa in discoteca. L'amministrazione comunale ha deciso di istituire ufficialmente la festa della classe nel patrimonio storico-culturale e folcloristico del comune di Quinzano. Si è deciso di abbinarla alla Notte Bianca. Sfileranno i ragazzi fino alla piazzetta. I ragazzi del 2005 hanno sostituito il pannello pregresso con il loro, che è il messaggio che i ragazzi lasciano alla comunità quinzanese. In questo avviene anche la consegna delle chiavi della città, con l'approvazione da parte del sindaco, che sta a identificare la volontà di responsabilizzare i nostri diciottenni